Quando tu, che mi stai ascoltando, o meglio vedendo in questo video, andavi a scuola, ti è mai capitato che un gruppo di ragazzi presente nella scuola, ma anche presente in classe tua, alle superiori, ti chiedesse: ti va di fumare? Dai, fuma con noi. Oppure ancora, fatti una canna. Fatela, dai, così stiamo un po' in compagnia e ci facciamo due chiacchiere. Oppure ancora, dai, vai da quello, digli che praticamente gli vuoi rompere il muso, nel caso in cui ovviamente tu sei un maschio. Ebbene, se la risposta a queste domande è sì, sei finito al posto giusto, al momento giusto. Infatti oggi ti spiegherò perché un gruppo molto spesso e volentieri spinge un ragazzo o una ragazza a compiere qualcosa, a fargli compiere qualcosa. Molto semplice, la risposta è perché, secondo la mia opinione, il gruppo vuole fare in modo che quella persona venga inserita all'interno del gruppo, chiaramente solo se reputa che il ragazzo o la ragazza sia uno in gamba o una in gamba, non chiaramente attaccano briga nonché bottone con il cosiddetto soggetto di una classe o di una appunto entità scolastica, ma solamente con chi eventualmente si ha voglia di far entrare nel gruppo. Ed è proprio per questo motivo qua, quindi ripeto, che un gruppo di ragazzi o di ragazze spinge un ragazzo o una ragazza all'interno della scuola, parlo chiaramente, a far compiere una determinata azione che può essere per esempio quella di fumare, di per esempio addirittura sniffare o ancora per esempio di andare a fare il bullo con altri ragazzi solo all'unico scopo di inserire quel ragazzo o quella ragazza all'interno del loro gruppo personale. Gruppo che spesso e volentieri si rivela essere un gruppo di ragazzi o di ragazze bulli o bulle, ma anche ragazzi che vogliono far sì che quel ragazzo diventi sfruttato dal gruppo stesso. Ma serve anche per farlo inserire all'interno dello stesso. Bene, questa è la mia verità personale, lo specifico fin d'ora, chiaramente le mie sono parole di una persona che ha esperienza nel ruolo, diciamo così, scolastico, avendo fatto scuole elementari, medie e superiori, tralascio sia l'asilo che sia l'asilo nido che la scuola materna, anche perché l'asilo nido e la scuola materna non sono delle vere e proprie scuole, sono, diciamo così, dei luoghi dove si porta il bambino perché i genitori stanno lavorando e quindi non possono chiaramente badare al bambino o alla bambina e quindi li portano all'asilo nido e poi dopo 3 anni circa alla scuola materna che oggi come oggi e siamo al 2017 viene chiamata scuola dell'infanzia. Bene, spero di avervi tolto ogni dubbio. Chiaramente io potrei anche aver sbagliato, io ce la metto nel conto, quindi se stai ascoltando questo video e vedendo questo video puoi dirmi no, guarda che ti stai sbagliando, non è così. Però un consiglio che vi posso dare è che è questo: se devi scrivere un commento, fatelo tranquillamente, però senza offendere. Ah, non voglio trovare commenti del tipo ah, guarda quanto sei bianco, oppure ah, ma guarda questo con gli occhiali da vista, oppure ancora ah, ma questo è un pelato del cazzo. No, non voglio commenti di questo tipo. Commentate il video, il tema che viene trattato nel video che andate a vedere. Io non sono uno che c'ha la vita in tasca, l'ho sempre detto e sempre lo ripeterò, però nel mio piccolo moltissime cose le capisco al volo, perché fin da piccolo, e questa è una dote che io reputo congenita, ho un immenso, e ripeto, immenso intuito. Grazie, il video termina qua, la mia opinione è questa, la considerate vera? Bene, scrivetemelo. La considerata falsa? Bene, scrivetemelo, ma motivate, mi raccomando, la risposta che eventualmente andrete a pubblicare sotto al video in questione, ma anche sotto gli altri video, perché non voglio vedere commenti sterili, critiche sterili, ah, guarda quanto sei bianco, sei veramente con gli occhiali, sembri un quattr'occhi, cazzate di questo tipo, non le voglio trovare. Oppure ancora sei brutto. Io con la bellezza, cari ragazzi e care ragazze,
mi ci pulisco il sedere perché non ci faccio nulla. Io preferisco una persona vera, autentica, in gamba, speciale, con un po' di sale in zucca, piuttosto che una persona vuota, stupida, subdola, banale, ma una bellissima tipa della Madonna. Grazie e il video termina qua. Un saluto e a presto.